No, stavo dicendo che con Alfonso avevamo pensato di coinvolgere gli ambasciatori degli stati nuclearisti. Ti ricordi la proposta che avevamo fatto? Perché i 9 stati nuclearisti, se ci sono degli ambasciatori che possono in qualche modo cominciare a svolgere delle iniziative che possano smuovere quello che è un terreno che, come tu dicevi, non è facilmente gestibile. E quindi c'è questa proposta di questa lettera agli ambasciatori che invieremo prossimamente, cioè dopo questa giornata di oggi, che è una bellissima giornata. E io vi leggo per prima cosa la lettera che ci ha mandato Loredana De Petris, la quale è del gruppo Liberi Uguali, ma anche presidente come si chiama il suo del gruppo misto, lei è presidente, quindi è una persona che ha molte responsabilità anche. E con noi è stata sempre di grande aiuto, perché presso Loredana abbiamo fatto al Senato, nella sala a Siria, abbiamo fatto diversi incontri, e sempre a proposito del nucleare e della possibilità di riuscire in qualche modo ad avanzare su quel terreno. E Loredana in questi giorni naturalmente non è possibile averla qui, perché è talmente presa da tutto quello che è il suo lavoro di questi giorni. E tra l'altro c'è stato un bellissimo intervento, non so se lo avete sentito, un suo intervento il giorno che c'era la dichiarazione di voto, 3 giorni fa, ed è stato un intervento appassionato, bellissimo proprio, che lei ci ha messo tutto il cuore. E vi leggo quindi la lettera che ti ha scritto. Care e cari amici, oggi celebrate la storica giornata dell'entrata in vigore del Trattato ONU di proibizione delle armi nucleari. Condividendo la vostra gioia e la vostra speranza, saluto il vostro incontro di riflessione e programmazione di strategie e di azioni per la sua effettiva implementazione. Mi preme sottolineare il lungo cammino che abbiamo percorso fianco a fianco, con la collaborazione in varie iniziative parlamentari, mozioni, eccetera, che nel corso degli anni abbiamo anche presentato in conferenze stampa organizzate insieme al Senato. Sono ben consapevole che i paesi aderenti alla NATO non hanno partecipato ai negoziati per la definizione del trattato per la proibizione delle armi nucleari, ed in conseguenza di ciò l'Italia, conformandosi a tale posizione, finora ha fatto mancare la sua adesione. Continuo ad essere convinta che sussistono sia le ragioni di opportunità storica che di diritto internazionale affinché l'Italia aderisca al trattato che stigmatizza lo stesso possesso delle armi nucleari. Il trattato, infatti, vista non solo l'uso delle armi nucleari, ma anche la minaccia, negando quindi la legittimità della deterrenza che ha consentito la crescita esponenziale degli arsenali nucleari durante la guerra fredda e la folle corsa agli armamenti, oggi purtroppo ripresa. E confermo che sempre con il vostro aiuto di cittadini attivi e sensibili ai problemi della pace e della sopravvivenza dell'umanità, continuerò a darmi da fare per impegnare il governo. Su quali punti? Punto 1, a disporre gli atti necessari all'adesione dell'Italia al Trattato delle Nazioni Unite relativo al divieto delle armi nucleari, adottato a New York il 7 luglio 2017 e aperto alla firma il 20 settembre 2017. Punto 2, a presentare conseguentemente alle Camere il disegno di legge per l'autorizzazione alla ratifica
e per l'esecuzione del trattato. Auguri di buon lavoro e arrivederci e risentirci presto, Loredana De Petris. Penso che una cosa così bella non sia facile averla. Laura, hai alzato la mano per intervenire? Sì. Non sento. Non si sente. No, era solo un'approvazione. Ah, no, non pensavo che volessi intervenire. Continua, tranquilla. Con un commento. In aggiunta poi noi avremmo da leggere i tre punti di quel disegno di legge che dovrebbe essere presentato da Loredana. Alfonso, ce l'hai tu il testo? Io dovrei averlo però. E sì, quindi... un po', casomai lo leggiamo. Sì, eccolo. È la proposta di legge fatta dal gruppo della Ialana, che dovrebbe essere presentato come prima firmataria da Loredana e da altri con lei. E ve lo leggo perché vale la pena. È breve. Articolo 1. Ratifica del trattato. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato delle Nazioni Unite relativo al divieto delle armi nucleari. E poi in inglese, fatto a New York il 20 settembre 2017, successivamente pubblicato in seguito in lingua inglese, francese, russo, spagnolo. Articolo 2, ordine di esecuzione. Piena ed intera esecuzione è data al trattato a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 15 del trattato stesso. Punto 3, ultimo punto, entrata in vigore. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Ecco, questo è semplicissimo, però è lo strumento col quale viene data la vita, diciamo, proprio al trattato di proibizione delle armi nucleari, al TPAN cosiddetto. Quindi sono poche righe che possono essere firmate. Loredana si è assunta l'impegno di presentarlo lei stessa ad alcuni colleghi che senz'altro possono sottoscriverlo. E quindi questa è una via, come prima Alfonso diceva, che le strade da fare ci sono. Noi siamo arrivati con questo trattato, con l'approvazione di questo trattato, che è per la sua attuazione, diciamo, perché l'approvazione era già avvenuta nel mese di luglio e adesso abbiamo l'approvazione invece per l'attuazione del trattato. E quindi abbiamo avuto le firme di 50 stati, come era previsto, per la ratifica. Quindi il trattato è arrivato alla ratifica adesso, perché le firme di 50 stati sono quelle che consentivano l'attuazione del trattato. E proprio oggi mi è arrivata la notizia che la Cambogia ha ratificato, quindi adesso sono 51 gli stati che hanno ratificato. La Cambogia è arrivata oggi proprio, perché da me arrivano, come forse anche da altri di voi, arriva molta posta dell'ICAN, e quasi ogni giorno arrivano almeno 6-7 testi di legge, o anche forse non solo quelli, ma anche inviti ad attivarsi, e quindi arrivano sempre cose. Adesso, oggi, sono arrivati 10 approvazioni per la Cambogia, ad esempio, da parte di paesi di qualsiasi, mi hanno scritto paesi come, hanno mandato dall'Austria, dal Brasile, dal Costa Rica, dall'Indonesia, dall'Irlanda, dal Messico, e sono tutti le missioni permanenti presso l'ONU. E queste, al momento dell'approvazione di questo nuovo Stato,
hanno firmato, hanno dato una felicitazione e naturalmente hanno dato poi la grande felicitazione oggi del 22 gennaio dell'entrata in vigore del PAN. Perciò noi abbiamo con l'AICAN, abbiamo un rapporto, diciamo, con le associazioni di tutto il mondo, perché sono tantissime proprio le associazioni che ci scrivono e ci mandano quelli che sono i loro punti di vista, insomma. Ed è interessante averli, perché abbiamo capito che tutto quello che è stato fatto negli anni che hanno preceduto l'approvazione del PAN, quello che era stato fatto è stato utile, ha servito a costruire nel mondo un insieme di collegamenti, di simpatie anche, di confidenze, ci raccontano quello che fanno, ci raccontano dove si vedono, dove si incontrano, tutte cose che per noi appartengono a mondi sconosciuti, ma arriviamo attraverso di loro ad averne una specie di conoscenza. Io credo che interessante sia se noi dividiamo il percorso che noi abbiamo fatto fino all'approvazione del PAN e quello che invece succede dopo, e cioè succederà oggi. Perché se voi ricordate quello che è stato fatto negli anni che hanno preceduto l'approvazione a New York, Alfonso era presente a New York in quel giorno, e anche Giovanna c'era, e anche credo Luigi Mosca, mi pare, anche lui, erano presenti. E quindi erano presenti lì ed era stato, fino a quel punto, era stato fatto tutto un percorso di molti anni. Adesso non abbiamo evidentemente oggi il tempo di poter ricordare tutto, ma se noi pensiamo a quando erano partite le prime iniziative dei convegni che si erano tenuti a Oslo, a Nayarit in Messico, a Vienna, cioè erano convegni che si cominciava a partire con delle iniziative contro le armi nucleari, perché si doveva sottolineare l'importanza della difesa dell'umanità da un rischio che poteva cominciare da subito, poteva continuare, poteva, come diceva anche prima Alfonso, per un errore come è stato fatto, poteva dare luogo a una sconfitta dell'umanità. Quindi io ricordo, per esempio, i convegni prima di poter arrivare al PAN. Si è dovuto costruire una strada, oltre a questi convegni e a queste marce che sono state fatte. Però la strada, per esempio, è stata costruita anche a Ginevra. A Ginevra ci sono stati due incontri, se non sbaglio, per l'Open OEWG. Ecco, perché? Per capire come si poteva fare a convincere a fare un trattato. Capite? La cosa grande è stata questa, come si poteva convincere tutto lo staff, tutte le presenze che si parlavano, si dicevano queste cose, ma non avvenivano. E quindi fino a quando nel 2017 non è stato fatto il trattato di approvazione del PAN, la strada non era ancora aperta, però è stata aperta proprio al momento in cui si è arrivati alla conclusione di riunioni che erano state fatte con tanta pazienza e tanta abnegazione. Quindi prima di arrivare al PAN c'era tutto un percorso. Dopo un altro percorso, e cioè a un certo punto cos'è valere il percorso? Che il PAN non rimanesse lettera morta. Cioè, che cosa doveva essere fatto? Bisognava continuare con le ratifiche, intanto, che le 50 ratifiche avevano consentito l'approvazione del trattato, però le ratifiche dovevano essere fatte. Pensiamo alla ratifica dell'Italia. Che cosa
che cosa è stata quella battaglia. Noi abbiamo raccolto 10.000 firme, mi ricordo, abbiamo presentate al presidente Mattarella. Perché? Perché bisognava andare avanti con le ratifiche, bisognava continuare e ancora non siamo andati avanti e ancora non si è arrivati al numero minimo, ma è molto grande, molto lunga la strada da percorrere. Abbiamo appunto tutti questi stati, 9 stati nuclearisti che sono un incubo per noi se pensiamo che cosa rappresentano. Ed è stato fatto proprio un percorso fatto di tante iniziative, di progetti. Penso che qualcuno, anzi Patrizia forse potrà parlarne un po' dopo, progetti che sono stati fatti e anche sono stati fatti convegni in tante parti d'Italia ed Europa, sempre con l'obiettivo di sfondare, di poter arrivare al di là di quello che era quel numero minimo di ratifiche. E l'Italia, sapete, l'Italia per esempio, avrete visto tutti credo come si configura, l'Italia che non è tra i paesi nuclearisti, cioè che possiedono bombe nucleari, benché le possieda, non è nell'elenco di questi paesi, ma fa parte di una ricerca scientifica. Questo si dice dell'Italia. Quindi l'Italia non è un paese che, diciamo, nelle mani della NATO, benché abbia da parte della NATO tutte le bombe che sappiamo, Ghedi e Aviano, eccetera. Quindi l'Italia è in una posizione mortificante, molto, molto brutta, per dire la verità, perché non ha né il coraggio né l'arroganza. Non ha l'arroganza dei 9 paesi nuclearisti e non ha il coraggio però di separarsi dalla NATO per queste cose che lei subisce e le bombe vengono portate in Italia. Quindi noi dobbiamo convincere le persone di tutto questo, dobbiamo convincere che l'Italia deve uscire da questa situazione ambigua, ambigua e poco coraggiosa. Quindi uno dei punti che noi dobbiamo portare avanti adesso è questo: convincere la popolazione. Io parlo, come penso anche voi, con molte persone che non lo sanno neanche che l'Italia, che non sanno che l'Italia non ha ratificato, non sanno neanche cosa sia la ratifica, tra l'altro molti. Quindi a questo punto cerchiamo di andare avanti su questa strada. La seconda strada è quella che abbiamo messo come punto, quella di riuscire a portare avanti presso le istituzioni una nostra voce che si faccia sentire e che venga ascoltata. Terzo è il discorso che qualcuno poi farà, penso Laura senz'altro lo farà bene, quello ospedali. Questo è un discorso sul quale abbiamo raccolto delle firme e che va anche spiegato, perché la salute in questo momento è al primo posto. Ultima cosa, io dirò e ho finito, direi che la cosa più importante è capire che proibizione delle armi nucleari, proibizione significa no, non ci devono essere. Vietate, non ci devono essere. E io ricordo che il mese scorso, mi pare, no, forse di più, in settembre, è stata votata al Parlamento europeo, è stata votata un provvedimento, non ho capito che cosa fosse, se fosse un rilievo, una valutazione, che sarebbe stata contro l'esportazione delle armi, però non era un divieto, era un controllo sulle armi che venivano portate nei paesi europei. Allora questo non vuol dire vietare, vuol dire controllare e consentire, quindi anche. Allora questo, io l'ho letta questa valutazione, mi ha dato molto fastidio, perché ho pensato, ma hanno fatto di tutto per far capire che le armi si potevano ugualmente portare, perché il controllo avrebbe dovuto soltanto sorvegliare
Ecco, e quindi insomma questa è un'altra cosa da abbattere. Io vi ringrazio.